Non sappiamo a quale condizione è l'Africa, questa. E se comincia a infettare qua, la Sicilia è persa. Dopo le centinaia di casi di contagio di coronavirus in Italia, ci si chiede adesso se il pericolo possa arrivare dall'Africa. Mentre l'Italia fa i conti con l'emergenza coronavirus e i controlli alle frontiere, alle 8 di questa mattina è sbarcata a Messina la nave Sea-Watch 3 con a bordo 194 migranti. Nonostante il parere contrario del governatore della regione Nello Musumeci e dopo che Malta non ne ha permesso l'attracco. Dopo i controlli sanitari, tutti i migranti che erano a bordo vengono messi in quarantena per i prossimi 14 giorni. Altri migranti, 276, a bordo della Ocean Viking, sono sbarcati domenica scorsa a Pozzallo e anche in questo caso sono state messe in campo misure preventive. Questa è un'ordinanza in cui si obbliga l'isolamento di tutti gli immigrati nel nostro hotspot. Per 2 settimane gli immigrati non possono entrare e non possono assolutamente uscire. Difficilmente in Africa in questo momento si stanno facendo esami, tamponi. L'attenzione c'è, la preoccupazione c'è. Sai, quando ti arriva una nave carica di tutte queste persone che in un posto che... Avete paura? Sicuramente, perché anche tutte le malattie che portano, non è che sappiamo chi sono, da dove vengono, cosa fanno. Poi c'è il capitolo degli sbarchi fantasma, quelli di cui nessuno sa niente. In questo caso non vi sarebbe alcun controllo sanitario su chi entra nel nostro paese. Questo è quel che resta di uno sbarco clandestino, il relitto di un'imbarcazione arrivata qui dalla Tunisia pochi mesi fa. Qui siamo a Torre Salsa, una delle principali spiagge della provincia di Agrigento, famosa anche per gli sbarchi fantasma. Dal 2017 ad oggi abbiamo registrato più di 100 sbarchi fantasma in tutta la provincia. Ti faccio vedere i video di questi sbarchi. Arrivano qui e poi salgono questa collina e diventano uomini liberi. E la pericolosità del fatto è che vengono da zone dove i controlli sanitari sono inferiori ai nostri. Mentre stiamo girando questo servizio, a un certo punto facciamo una scoperta. Questo è un giubbotto recentissimo, la salsedine e il sole lo distruggono subito. Questo è in perfetta forma, avrà un mese, non di più.